c'è Casoli al servizio. E di un soffio fuori la sua battuta, ci ha provato l'ex modenese. E ha fatto bene. Ora Stoichkov non ci sta, dice a Lanza: vieni un po' qui a riposarti, faccio entrare Kaczynski. E beh, mica l'ultimo arrivato, Walter. Quanto Arena, eccolo qua. E poi, come dire, la classe non è acqua. Quando decidono che la palla deve andare giù, la mettono giù. Una palla forte, ma soprattutto incrociata al punto giusto. Palla difficilissima da ricevere. È una battuta di classe da parte di un giocatore di classe, di esperienza, come Osmani Vantorena, che accorcia le distanze e porta i suoi a meno uno rispetto agli avversari, che però ci credono, continuano a crederci e vogliono provare a soffiare qualche punticino per muovere ulteriormente la classifica. A proposito di classifica, ricordiamo agli amici telespettatori che Castellana Grotte è al momento la penultima della classe, avendo vinto soltanto una partita, seppur 3-0, contro Vibo, e avendo perso le altre 6, mentre Trento ha una partita giocata in meno, ne ha vinte 5, ne ha persa una e occupa il terzo posto. Seconda è Cuneo, al primo posto con 19 punti c'è l'attuale squadra campione d'Italia, mentre dopo secondo ace c'è stato un bel recupero, poi Casoli ha sparacchiato sulla volta decisamente bassa da parte del Palagrotte, e Trento pareggia i conti grazie a questo ficcante servizio di Vantorena. Questo si chiama mezzo ace a casa mia. Appoggia Ferreira e poi Stocker viene servito e da sopra il muro la mette giù. Break, Walter, di 4-0, da 18-15 a 19-18. Trento aveva fatto illudere Castellana Grotte, ma ora ritorna con il naso puntato davanti. Quarto servizio consecutivo per il cubano, che continua ad andare a segno. E chi lo ferma più? Lo ferma Gulinelli, perché chiede a Dolfo di rientrare a giocare dopo, credo, 5 giornate di assenza, dopo un infortunio. Rientra Dolfo e torna in panca Cristian Casoli. Quinto servizio per Vantorena, 20-18. E questa palla era fuori, ma Paparoni ha deciso di prenderla perché probabilmente nessuno gliel'ha chiamata. Sicuramente. E credo che a questo punto... È Vantorena show. E sono 4 gli ace da parte di Vantorena. Aveva il set in pugno Castellana Grotte, avanti di 3 punti. Sì, perché 18-15 ha sbagliato il servizio, anche se di poco. E poi ha fatto un po' di casotto in difesa con l'errore di Casoli e con questa palla di Paparoni, che probabilmente qualcuno li avrebbe dovuto chiamare, Walter. Che ne pensi? Ah, secondo me sì. Però vediamo Gulinelli inquadrato, abbastanza tranquillo, perché ricordiamoci che questo è un progetto per Castellana Grotte, una squadra di giovani, tranne appunto Paparoni e Casoli e Iosifo, che vuole guardare al futuro, vuole già guardare al prossimo campionato, quindi l'attuale campionato lo vedono quasi come se fosse un campionato di allenamento, tra virgolette, per crescere e per trovare la giusta intesa. Continua ad andare a segno. Vabbè, ma questa è una palla che si prende. Questo è proprio un errore gratuito, mentre Gulinelli a questo punto capisce che Dolfo non è ancora pronto forse per rientrare. Lui non è molto d'accordo, ora sorride.
poveraccio, aveva sbagliato soltanto una palla, lo tira fuori e quindi è rimasto male. Forse non ha tutti i torti. Juan Torrena ancora lui, ragazzi, che battuta. E vabbè, ormai, primo punto per Kaczynski. Ormai sono in pallone, credo che sicuramente break di, facciamo un po' i conti, 15 a 23, 18, 8-0, sì. 8-0, ragazzi, 8-0, 18 a 15 per Castellana, ora 23 a 18 per i campioni del mondo. Settima battuta per Juan Torrena, ma questa volta Paparoni riesce più o meno a tirarla su, e poi è Birarelli e Stocker a muro, implacabili. Lo diamo a Stocker. A questo punto Gulinelli le prova tutte e io credo che faccia bene, anche per, come dire, far rifiatare un po' i suoi giocatori. E ora Juan Torrena ha ben 6 palle a disposizione per chiudere. Non ci pensa due volte. E Kaczynski in scioltezza dopo un regalo della ricezione, anzi io direi dopo 10 regali, perché da 15 a 18 Castellana Grotte non ha più fatto un punto. Eh sì, sono solo da parte di Juan Torrena, sì. Ci sono stati 5 ace in questo frangente. 5 ace, credo 8 o 9 battute, ormai perso il conto, consecutive. Sì, sì, sì. Insomma, signori, un secondo set inguardabile nella parte finale dal 18-15 in poi inguardabile.